Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, grazie all'amico Lele che ce l'ha portata ancora in scatolata, andiamo a provare la Gawa Boreal 21 seghetto ad arco componibile, molto interessante da venire a vedere insieme. Eccoci qui ragazzi con l'amico Lele, proprietario della sega, quindi farà tutto lui. Ragazzi, mi sono rotto le balle di tagliarvi la legna per farvi il batone nei video, quindi oggi ho il mio umpalumpa personale, farà tutto lui, a parte gli scherzi. Grazie mille Lele che ce l'hai portata da vedere, faccela vedere, dai. Sega questa. Nel cartone qua, non c'è niente a parte la sega, lo buttiamo via. E due anellini di ricambio nel caso li perdiate nella sostituzione delle seghe, quindi... Perfetto, nella sostituzione delle seghe, bravo. Seghe. Allora ragazzi, abbiamo un big boy, il big boy di Silvio che è là nel bosco a smontarsi l'amaca. Ragazzi, vi faccio vedere la differenza di misura. Già il big boy è grande da mettere nello zaino, eh. Qui ne avete un bel pezzettino in più, così potete avere un confronto sulla misura della sega. Vai Lele, facci vedere okay. Come si monta. Montaggio molto semplice, si apre, si gira, si incastra qua sotto, sì, e si chiude. Perfetto, e avete la vostra sega ad arco. Mi sono confrontato con Lele, perché non è una comparativa col big boy, ragazzi. Mi sono confrontato con Lele, lui si trova meglio con la sega ad arco, io mi trovo meglio col big boy. Secondo me, al momento, per me, per la mia mano, per come lo uso io, è inarrivabile. La nostra Boreal 21, per chi si trova bene con l'archetto, è una sega molto molto resistente. Non rischiate di piegare la lama, ragazzi, perché il rischio con i seghetti di questo tipo, ragazzi, è proprio quando tagliate, visto che vanno in trazione. Se sbagliate un attimo a spingere, rischiate di piegare la lama, e se rompete o piegate, snervate la lama del big boy, sono bei dollaroni poi per riprenderla. Quindi ragazzi, chi si trova meglio con la seghetta d'arco, anche questa cosa, che la sega è tranquillamente quella da ferramenta, quindi vi costa 3 o 4 euro, se la rompete potete tranquillamente cambiarla, giusto? Certo, con 3 o 4 euro. Quella del big boy costa una fucilata, e poi rompere la sega su una sega d'arco è parecchio difficile, ragazzi, diciamo quando non taglia più la cambiate, ma romperla la vedo difficile. Dai, facciamo due tagli, li abbiamo già fatti, fagli vedere, eccoli, questo, li abbiamo già fatti qua. Ok, butta via, vai. Okay. Vado su tutto lì. Ragazzi, questa è legna ghiacciata, eh. È ghiacciata, ragazzi, è caccia, ghiacciata, acacia secca e ghiacciata. Se la viaggia, devo dire, veramente bene. Sì. Ma visto che poi mi romperanno le palle e vorranno dire ma perché non hai fatto vedere anche i gomboi? Perché questi non sono mai contenti, maledizione a voi. Yeah. Faccio lavorare il mio umpalumpa, vai. Dai, di la verità, sei andato più piano proprio per far vedere che la tua era più figa, di la verità. No. Ragazzi, al momento secondo me il big boy, per come lo uso io, è inarrivabile. Ovviamente con la seghetta d'arco avete meno sbattimenti di rompere la lama, e chi si trova meglio, certo, è un aggeggio veramente utile e molto funzionale. Certo. Fai vedere come si chiude. Per la chiusura si tira indietro questo, ok? Si rimonta. Vai tranquillo. E avete la vostra bella Boreal 21 chiusa. Ragazzi, un bel oggettino, soprattutto per la sostituzione delle lame, che ragazzi, le prendete in ferramenta, vi costano 3 o 4 euro contro la fucilata di quella del big boy, se per caso la rompete. Un bel prodottino, ragazzi, che come regalo di Natale, mogli, se non volete fare il vostro big boy, potete regalare la Boreal 21, non mi ricordo il prezzo, sui 100 euro, vero? 100 euro, sì. Costano più o meno uguali, ricordatevi che le lame di questa costano 4-5 euro, vanno bene quelle del ferramenta. Mi soffermo ragazzi, ma è importante, quella del nostro big boy costa un fucile, ragazzi. Adesso non mi ricordo più quanto, più o meno, ma siamo sì, 60 euro più o meno, 50-60 euro. Quindi
5 euro contro 60 euro di lama. Ragazzi, un bel prodottino, rimontala che la salutiamo, dai. Te la sto facendo montare e rimontare più volte per vedere se sei capace. È la prima volta che la montavo anch'io. Quindi. Bravo, eccola qua. Ragazzi, dalla Bore al 21, da Lele, grazie mille. Grazie mille. Questi due giorni di campo che ci siamo divertiti di brutto, abbiamo anche dormito insieme. Addio ragazzi, non ha scureggiato come menzionava di fare in alcuni video, però è andato bene. Ragazzi, grazie. Dalla Bore al 21, da Lele, dal parchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao! Ciao! Ragazzi, facciamo sta roba alla ruota della fortuna, l'amico Lele deve salutare un suo amico, sono 50 euro per salutare gli amici. Io salutare un amico perché anche perché qui salutiamo solo i bambini. Solo i bambini! Sono calmo! Vado! Ho freddo la testa! Cazzo tu hai adesso senza! Vai. Ascolta! No! Volevo salutare mio amico Gianluca di Treviso, il quale mi ha indirizzato a utilizzare il cubo di Rubik. Ciao Gianluca! Ragazzi, se avete altre richieste, 50 euro vi faccio salutare chi volete. Fate un po' voi. Salutiamo il cubo di Rubik. Ciao! Ciao, ciao!